Oggi vi parlerò di Get Out, o meglio, ve lo spiegherò. Vi spiegherò tutti quei dettagli che molto probabilmente alla prima visione vi sono passati davanti e non li avete notati. Il film offre veramente tante riflessioni, tanti riferimenti, citazioni alla cultura pop e alla storia un po' razzistella degli Stati Uniti. Tutte le cose che avete visto nel film nessuna è messa a caso, tutte hanno un altro significato e proprio per questo secondo me il film è molto interessante, perché ad ogni visione acquista un significato nuovo, una nuova profondità, che è la cosa che mi piace di più dei film. Se non avete visto il film, vi consiglio qui sotto la mia recensione no spoiler, dove vi parlerò del film, dei tanti riferimenti a Obama e soprattutto del perché è molto simile alla Notte dei Morti Viventi, un film culto del genere horror. Questo video conterrà spoiler, quindi lo consiglio soprattutto a chi ha già visto il film. Ma iniziamo subito. Il film ha un finale alternativo. Quello che abbiamo visto al cinema era un finale abbastanza edificante, dove Chris finalmente aveva una gioia. Sinceramente il finale reale del film doveva essere abbastanza diverso e lo troveremo nella versione DVD del film, come ha detto il regista. Il regista ha detto che alla fine del film voleva dare al pubblico un finale edificante, un happy ending, chiamiamolo così, dove Chris finalmente ha una vittoria su quella terribile famiglia. In realtà però l'altro finale era abbastanza diverso. Sul finale, quando vediamo arrivare la macchina della polizia con Rosa morente lì sull'asfalto, proprio come la madre di Chris, in realtà più che Rod, il suo amico, all'interno della macchina doveva uscire un poliziotto che avrebbe arrestato Chris e messo in galera. Chris in questo finale alternativo è ancora sotto ipnosi, quindi non sa assolutamente spiegare cosa sia successo all'interno di quella casa. Rod tenta di spiegarlo, però non ha neppure una straccia di prova e quindi viene liquidato. In questo finale alternativo Chris rimarrà in prigione per il resto della sua vita, accusato di diversi omicidi. Insomma, un finale molto meno edificante. Un horror con un finale invece felice, sinceramente a me piace molto di più. Però se voi amate degli horror differenti, fatemi sapere. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film è che ogni visione mi dava dei dettagli sempre più interessanti, proprio quelle chicche che riesci a capire, a cogliere solamente mettendo pausa il film, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Vedendo il finale, tutto il film ha un altro significato e tutte le scene che sembravano dire una cosa in realtà non la dicono. Prendiamo per esempio la scena in cui il poliziotto, dopo che Rose e Chris hanno investito il cervo, arriva lì e chiede la patente di Chris. Rose si batte per non dargliela perché in realtà non era lui a guidare e quindi sembrava lei combattere contro l'abuso di potere, contro le discriminazioni della polizia nei confronti degli afroamericani. Alla fine del film capiremo che in realtà il suo obiettivo era un po' diverso. Certo, faceva scena su Chris, ma il vero obiettivo di Rose era non far sapere, non lasciare traccia che lei e Chris stessero andando a casa sua, perché lui tecnicamente dopo doveva sparire, un po' come Andre, quindi non ci doveva essere nessuna traccia di lei e lui in quel tragitto, e un rapporto della polizia sarebbe stata proprio una traccia. Proprio quella scena spiegherà tutto il film, nella figura soprattutto del cervo. Noi vediamo Chris profondamente toccato dalla figura del cervo, entra subito in empatia con lui, mentre Rose non gliene può fregare di meno, e da lì magari più furbi hanno già capito che Rose era un personaggio decisamente negativo. Quello che forse non hanno capito, e che possiamo capire solamente alla fine del film, è che il trauma di Chris dato dal cervo non era tanto per il cervo in sé, ma era per la scena che ricordava strettamente il trauma che ha vissuto da piccolo, quello della madre investita e lasciata morire sul ciglio della strada, proprio come sta facendo il cervo. Il cervo morto tornerà, e tornerà impagliato, nella stanza in cui viene rinchiuso Chris per essere ipnotizzato. Ma le chicche del film non finiscono qui, infatti il poster stesso del film ha una citazione di un altro film che parla di razzismo, emarginazione, e gioca molto su bianco e nero, un po' come le foto di Chris. E sto parlando di La Haine, L'Odio, un film francese con Vincent Cassel, molto crudo, che a alcuni piace, a alcuni un po' meno. E praticamente il poster è una citazione proprio di questo film. Ma i poster non finiscono qui. Io di questo dettaglio me ne sono accorta alla prima visione. Dopo tanti film di Tarantino mi è venuto l'occhio di lince. E sto parlando della scena in cui Chris ha a che fare con Georgina, la domestica di casa di Rose, per quanto riguarda il cavetto del cellulare. Lui trova questo cavetto del cellulare staccato, insomma, e lo va lì a riattaccare. Da lì dalle spalle gli compare Georgina. Mentre c'è questo dialogo tra lei e lui, dove lei sembra effettivamente perdere il controllo, vediamo alle spalle di Chris una scritta, un poster, dove c'è scritto Chris is dead. Un monito abbastanza esplicito. Io infatti l'ho visto e ho fatto Chris se la sta vedendo male. La scena iniziale del film in cui Andre viene rapito è assolutamente terrificante. Nonostante sia abbastanza sopra le righe, la cosa brutta è che in realtà
non è poi così sopra le righe, ma ha molti riferimenti alla realtà. Una delle canzoni che noi sentiamo nel sottofondo dell'auto bianca è Run Rabbit Run, la stessa che abbiamo sentito anche nel film Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali. Anche di quello ho fatto un video che vi lascerò qui sotto. La canzone è diventata molto famosa durante la seconda guerra mondiale ed è stata utilizzata molto spesso contro i nazisti per schernirli, ma quello che forse non sapete è che la canzone è stata scritta da Noel Gay, uno pseudonimo, il quale nome reale era Reginald Armitage. Cosa vi ricorda Armitage? È esattamente il cognome della famiglia di Rose. E solo poi capiremo che quello che ha rapito Andre è proprio uno dei membri della famiglia, il fratello di lei. Ma quella scena ha altre citazioni, ha altri riferimenti. Avete presente che durante la cena Jeremy con Chris iniziano a fare quel discorso sulle arti marziali, che vuole fargli una presa di qua e di là? All'inizio sembrano i soliti discorsi di un razzistello che vuole in realtà picchiare il nuovo fidanzato della sorella perché gli sta antipatico. Poi, alla fine del film, capiremo, quello che abbiamo visto all'inizio del film è Jeremy, che fa su Andre la stessa presa che aveva nominato a Chris. Inoltre c'è un altro riferimento. Jeremy, quando rapisce Andre, ha un elmetto, qualcosa simile a un cavaliere, su una macchina bianca. La sua rappresentazione è quindi un po' quella del cavaliere medievale, dove il destriero sarebbe in realtà la macchina bianca. Quello che forse non sapete è che esisteva un gruppo, i Cavalieri Bianchi, che erano proprio quelli del Ku Klux Klan, la pagina più cupa e sanguinaria del gruppo di suprematisti bianchi. Solo veramente alla fine del film scopriremo che Georgina e Walter sono dei nuovi schiavi. Quello che fanno alle persone non è semplicemente essere ipnotizzati, ma rubano praticamente il loro corpo, non solamente come schiavi, ma anche la loro mente. Un nuovo livello ancora più terribile di schiavismo. Noi lo capiamo solo alla fine, ditemi se l'avete capito prima, però sinceramente c'erano dei dettagli per capire tutto ciò già all'inizio del film, proprio appena presentati Walter e Georgina. Queste sono delle cose che mi piacciono un sacco quando ci sono all'interno del film. Infatti, quando Dean, il padre di Rosa, parla a Chris del nonno di Rosa, che era un corridore delle Olimpiadi, che in realtà aveva perso contro il corridore nero, ne parla proprio al presente e dice sì, non gli è proprio andata giù, come se fosse in realtà effettivamente vivo, anche se è morto. Solo alla fine scopriremo che Walter è in realtà il nonno di Rosa. Però c'è anche un altro indizio che riguarda Georgina. Alla sua presentazione, infatti, il padre parla della nonna di Rosa e dice che la sua stanza preferita era proprio la cucina, dove noi vedremo Georgina, che in realtà è la nonna di Rosa. E il padre di Rosa gli dice una frase che all'inizio del film noi leggiamo in un modo, alla fine del film leggeremo in un'altra maniera. Lui parla di Walter e Georgina come due persone che sono andate lì per aiutare quando c'erano i nonni di Rose e poi, quando sono morti, hanno deciso di tenerli con loro. Usano il pronome loro. Noi all'inizio deduciamo che sia riferito a Walter e Georgina. Alla fine del film capiremo che non lasciarli andare non sono Walter e Georgina, ma sono i nonni di Rose. Una delle scene più inquietanti, più strane all'inizio del film è proprio quella in cui Walter corre, che sembra totalmente pazzo, come in una crisi nevrotica. In realtà capiremo che non è impazzito dall'ipnosi e quindi sta avendo un glitch. Il motivo per cui Walter sta correndo molto probabilmente è perché non gli è andata giù del fatto di essere stato battuto da un altro atleta, soprattutto essendo razzista. Inoltre c'è un'altra teoria abbastanza razzistella, che è quella del corpo superiore, e quindi proprio per questo vuole provare le sue potenzialità con un corpo nuovo. Ma le citazioni del film non finiscono qui, perché Armitage non è certo un nome casuale, ma deriva da un maestro dell'horror, della letteratura horror, e sto parlando di Lovecraft. E infatti Armitage è il nome del protagonista di uno dei suoi racconti, The Dunkirk Horror, che parla proprio di una famiglia molto strana, dedita a un culto segreto, una società segreta, capace di poter far trasmigrare le anime da un corpo all'altro, che è un po' la trama del film. Ma le citazioni del film, gli inside joke, diciamo, del film non finiscono qui. Il film ha molti riferimenti e molti giochi di parole. Prendete per esempio la madre di Rose, che ipnotizza Chris con il cucchiaino che gira all'interno della tazza del tè. Ecco, silver spoon, ovvero cucchiaio d'argento, cucchiaino d'argento, è proprio uno slang che in inglese vuol dire persona privilegiata, ovvero quello che è la madre di Rose. Ma i doppi sensi non finiscono qui. Il padre di Rose a un certo punto dice che a lui non importa nulla, né dei cervi né dei buck. Questa parola bucks ha un doppio significato. In America può voler dire sia dollaroni, quindi soldi, ma ha tutta una storia abbastanza razzista. Infatti il black buck, o solamente buck, era un riferimento razzista a tutti quegli uomini neri, a quegli schiavi neri, che non erano docili con il padrone bianco, che quindi si ribellavano. Molto spesso il buck è una figura che ricorre anche molto nel cinema, di un uomo muscoloso, prestante, viene rappresentato sempre rabbioso, ipersessualizzato, che quindi dedito anche allo stupro. Tutta una rappresentazione razzista che rappresenta l'uomo nero come animalesco e quindi lontano dalla civiltà. Ma le citazioni e le frasi che hanno un doppio senso, una doppia lettura, non finiscono qui. Quando
Chrissy viene portato nel seminterrato, c'è una voce alla televisione che dice: una mente è una cosa terribile da gettare. In inglese sarebbe: a mind is a terrible thing to waste. E questa frase è un gioco di parole perché in realtà era lo slogan dello United Negro College Fund, un fondo che raccoglieva soldi per aiutare i ragazzi neri a continuare gli studi. Ovviamente nel film acquista tutto un altro significato. Dopo aver visto tutto il film, tutta la rimpatriata acquisterà tutto un altro significato. Tutti gli ospiti dicono delle frasi che sono ascrivibili al razzismo quotidiano, ma all'interno del film, dopo averlo visto tutto, acquistano tutto un altro senso. Un uomo chiede a Chris se si sente in forma, perché sono tutte domande per valutare se fare o meno un'offerta a quella che sarà poi l'asta per prenderlo. Un uomo infatti gli chiede se si sente in forma, un'altra donna il cui marito sta con una maschera lì per l'ossigeno, quindi sta lì lì per con un piede nella fossa, gli chiede com'è, se effettivamente è come dicono fare cose con un uomo nero, proprio per mettere la mano avanti e vedere come sarebbe se suo marito avesse quel corpo. Quindi sì, sono tutte frasi riconducibili a dei miti razzisti, ma allo stesso tempo sono delle frasi per valutare se fare o meno un'offerta. All'interno del film il cellulare di Chris avrà un ruolo determinante, una cosa fondamentale nell'epoca di oggi, ma non è così scontata. Sarà fondamentale per immortalare Andre, il suo rapimento, e per rompere l'incantesimo dell'ipnosi. Questo potrebbe essere un riferimento diretto ai video registrati tramite il cellulare delle violenze della polizia, attuate su cittadini afroamericani che non stanno facendo assolutamente niente e non sono molto spesso armati. La brutalità della polizia molto spesso è stata immortalata proprio tramite i video del cellulare, che hanno portato alla luce una verità che per molti non esisteva, rompendo così un'ipnosi, un incantesimo, ovvero quello del razzismo che si pensava ormai una cosa superata e che certe cose non potevano mai accadere. Nel film uno degli argomenti che ritorna molto spesso è il fatto che Chris fumi. La madre di Rose prende l'argomento e stimola Chris a smettere di fumare, in quanto dice che tiene molto alla salute di sua figlia. In realtà poi alla fine del film scopriremo che il motivo è ben diverso, non è una scusa, ma è per far star meglio lui e quindi far aumentare il valore del suo corpo all'asta. Il film, come capirete, è una schiavitù nuova, moderna, tipica dell'horror, quindi non proprio quotidiana. Ma nonostante ciò, il film ha tantissimi riferimenti alla vera schiavitù vissuta dagli afroamericani negli Stati Uniti. Quello che viene chiamato bingo all'interno del film è a tutti gli effetti un'asta, ed era praticamente come venivano venduti gli schiavi neri all'interno del territorio degli Stati Uniti. Ma i riferimenti allo schiavismo non finiscono qui: quando Chris viene legato alla sedia è effettivamente incatenato. E quando ha l'idea di prendere l'imbottitura della sedia per farci dei tappi per le orecchie, a livello visivo sta facendo una cosa tipica degli schiavi, ovvero raccoglie il cotone, perché quello che c'è al suo interno sembra molto il cotone, che era la cosa più comune per cui venivano sfruttati gli schiavi neri negli Stati Uniti. La scena finalissima del film, Rosa ovviamente è un parallelo con il cervo e soprattutto con la morte della madre di Chris, per colpire ancora una volta sul suo trauma come se non fosse bastato. Ma un'altra scena molto interessante è quella di Rose che sta lì su internet mentre mangia dei Fruit Loop completamente vestita di bianco e sorseggia del latte. Mangia questi cereali divisi. I Fruit Loops sono dei cereali coloratissimi, buonissimi, ed è abbastanza strana quella scena. È stata letta in diverse maniere, ovvero: Fruit Loop è uno slang per chiamare qualcuno che non ci sta più con la testa, ovvero un pazzo. E in effetti Rose non è che ci sia tutta con la testa, lei con la sua famiglia è letteralmente fuori di testa. Ma il suo consumare Fruit Loop da una parte e il latte da un'altra parte è stato letto in maniera anche questa razziale, ovvero l'idea che ciò che è bianco non si deve mai mischiare con qualcosa di colorato come Fruit Loops, che sono cereali, celesti, viola, rosa, fucsia, verdi. Get Out è letteralmente un film fantastico perché a ogni visione riuscirete a cogliere dei dettagli ulteriori, e secondo me questo rende dei film molto interessanti e molto belli. Però questa era la mia opinione, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Qui sotto vi lascio il link non spoiler della recensione, diciamo, sul perché questo film è interessante. Parliamo un po' di horror ultimo cinema. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, sostenetemi. Potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like, oppure ancora condividendo il video se lo trovate molto interessante. Grazie mille ancora per aver visto questo video. Fatemi sapere gli horror che avete visto nell'ultimo periodo e vi hanno deluso, oppure vi sono piaciuti particolarmente. Fatemi sapere anche le vostre opinioni su Get Out. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!